Nel mio caso non è al centro, ma è tutta spostata sulla destra. Il mirtillo si sente molto, anche se ha un gusto leggermente acidulo, il mirtillo. Non mi ricordo il gusto di mirtilli, per dire frullati e fatti a mo' di sorbetto, ma sembra in effetti un gusto di caramella al mirtillo. È piacevole anche perché l'acidino contrasta con il dolce di questa sorta di vaniglia leggera e col cioccolato. È un cioccolato che, sebbene assomigli come colore a un fondente, non ha quell'intensità del fondente. I sapori in generale si mischiano abbastanza bene. Lo trovo un pochino dolce, in generale, nella sua composizione, al di là del fatto di aver letto gli ingredienti e di aver visto molta componente zuccherina, è proprio dolce al palato. Uno tra i miei magnum preferiti. Si sente veramente molto chiaro.
che manca quella componente appunto di panna, di latte, non voglio ripetermi, però è come se anche la parte bianca, la vaniglia, fosse un sorbetto a sua volta. Sono molto felice che per queste edizioni speciali abbiamo fatto un gelato vegano. Perché mostra che c'è sempre più un'attenzione verso coloro che scelgono di seguire questa alimentazione, questo stile di vita, possiamo chiamarlo. Comunque è piacevole. È sicuramente un gelato che non so, in spiaggia, così per un break, per una merendina ci può stare. Fate l'equazione vegano uguale sano, perché ripeto, non c'è problema mangiarli una volta ogni tanto, però non sono alimenti sani, questo no. Decidessero di continuare con la saga artistica letteraria, magari visto che avevano fatto Dante, quindi mondo della letteratura, Michelangelo, mondo della scultura barra pittura. Speravo che, non so, avrebbero fatto un musicista, un non lo so, uno scienziato, perché no? Un gelato dedicato a un filosofo, il gelato Schopenhauer. Dedicati ai filosofi dell'antichità, Magnum Platone, Magnum Aristotele, Magnum, vabbè.
invece che Socrate, per essere più, che ne so, più originali, Magnum Eraclito. Spero.